Infine. Ok. Aspetta che... Ok. Aspetta. Il pittore ufficiale del nostro movimento, che si chiama Nando Mascioli, ci ha gratificato di quest'altro suo bellissimo affresco della realtà italiana. Voi vedete bene che... Facciamo riconoscere i volti. Sì. Guardate bene i volti. I volti del necroforo e delle pie donne, mentre qui ovviamente è l'ispirazione, quell'altro quadro ha ispirato il nostro amico Nando. Allora, riprendiamo un discorso interrotto da poco e incominciamo a parlare di alcune cosette che vale la pena, perché noi i nostri video servono soprattutto per denunciare la menzogna intrinseca nella comunicazione ufficiale. Quindi voi, cari amici, vedrete sempre che noi denunciamo tante cose anche diverse, perché sono queste le cose che dobbiamo far vedere, e lo facciamo vedere attraverso i media ufficiali, perché sennò voi potreste dire, sì, bella forza, voi vi utilizzate i soliti media fuori concorso, e quindi praticamente le cose non sono così. Allora, leggiamo un paio di articoli tratti da due numeri differenti di Panorama. Questo è Panorama, sempre recente in ogni caso, del 13 luglio recente, dove c'è il commento ad un articolo di un'importanza enorme. Non a caso è stato scritto da un uomo politico svizzero. Guy Metà, giornalista e saggista, è direttore esecutivo del Club Svizzero della Stampa e deputato del Gran Consiglio di Ginevra. Lo facciamo vedere perché fa capire che noi leggiamo questo articolo, che è importantissimo, ti invito a commentarlo, io attacco a leggere, leggo ovviamente solo una parte. Non so di che cosa parli, ma... Odiando la Russia danneggiamo noi Assolutamente. Stessi. Assolutamente. Atleti russi sospettati di doping, la federazione russa è bandita dalle Olimpiadi. Scontri tra hooligan russi e inglesi a Marsiglia, Mosca deve essere sospesa dal campionato di calcio. I bombardamenti sui civili siriani sono stati per forze russe. L'aereo malese abbattuto nei cieli ucraini, opera del Cremlino. Come affermato giustamente da un umorista russo, perché biasimare qualcuno per nulla quando si può biasimare la Russia per tutto? Dall'epoca di Napoleone la retorica antirussa ha spesso imperversato in Europa. La Russia rappresenta un nemico, ha mire espansionistiche, vuole invaderci. Lo zar, il leader... No, ma il bello è che la Russia non ha mai invaso l'Europa. Sì, sì. Viceversa, la Francia, la Germania e anche la Roma hanno invaso varie volte la Russia. Esattamente. No, diciamo pure che la Russia ha invaso nel 1812, quando la coalizione di cui faceva parte anche l'impero russo sconfisse Napoleone. Vabbè, pure dopo... nel 45 allora ha invaso quello ha invaso e ha preso tutta quella zona, ma dopo accordi. Dopo accordi di Yalta. Dopo accordi e soprattutto dopo essere a sua volta essere stata invasa. Esatto, esatto. Come controreazione. Esattamente.
come reazione. Esattamente. Dall'epoca di Napoleone la retorica antirussa ha spesso imperversato in Europa. La Russia rappresenta un nemico, ha mire espansionistiche e vuole invaderci. Lo zar, il leader, il presidente di questo paese sono tiranni, despoti che non sognano altro che sottomettere il loro popolo e quello degli stati vicini. Putin è un cleptocrate. Infatti ecco perché ci sono le rivolte in America, sì, come a Dallas. Sì, Putin è un cleptocrate, un corrotto, uno spia, un autocrate, un omofobo, uno Stalin, un Hitler, un invasore, una minaccia per il genere umano e per l'innocente. Un perverso, sì, perché dicono che è pure un sosia, oltretutto, che non è manco lui, la moglie va dicendo in giro, ex moglie, va dicendo in giro che lui è un sosia da 10 anni. La moglie lo sa bene perché c'ha la lunghezza del pene, si ricordano. E per l'innocente e pacifica Europa. È da 2 secoli che in Occidente i dirigenti e i media dominanti non si stancano di ripetere questi discorsi. La russofobia moderna è nata in Francia prima di migrare in Gran Bretagna e in Germania, per raggiungere infine gli Stati Uniti. Dopo che Voltaire aveva manifestato la sua russofilia, e aveva ragione, uomo grande, grandissimo intelligente. Ha viaggiato molto, mi pare che sia anche Russia. È stato poi molto tempo ospite dello zar. Sì, come no. La russofobia francese esplose sotto Luigi XV e Napoleone, che forgiarono e diffusero il falso testamento di Pietro il Grande, vedi i soliti falsi, no? Che fanno sistema di... secondo cui il fondatore della potenza russa avrebbe ordinato ai successori di dominare l'Europa fino a Londra. Ora, per falsi ce ne stiamo di tutti i colori, ti ricordi il falso della falsa donazione di Costantino, no? Questi, quando sa da dire delle cazzate, sono sempre pronti a dimostrare, e ci sono milioni di gonzi pronti a crederci. Un falso che sarebbe servito per tutto il XIX secolo. Hai visto su albimerania.com che ho fatto io ieri a proposito di dillo falsi? No, dillo agli amici. Dillo. A proposito dei re maghi, sì, non re magi, ma re maghi. Esattamente. Che hanno, traspuso e hanno contribuito a trasfondere nell'opinione mondiale, nel corso dei millenni, una errata o una inveritiera, assolutamente inveritiera versione dei fatti, del fatto più epocale della nascita del Dio Cristo, certo, del Dio in terra. Certamente. Ecco, questo a proposito, del figlio dell'uomo, lui diceva di va detto che io sono il figlio dell'uomo, oltretutto. Lui ha sempre detto così, ma non era un coglione. Certo, ma va detto che di figli dei nati uomo ce ne sono stati 13 nella storia, sì, sono della di quelli importanti della cultura, gli altri sono migliaia quindi non è che solo lui ha inventato questa storiella, però la sua storiella ha funzionato bene, certo, ha funzionato bene, perché guarda in che situazione siamo oggi, grazie a questa porcheria immonda nata allora. Un falso che sarebbe servito per tutto il XIX secolo a giustificare, come le false armi di Saddam Hussein, questo lo scrive lo svizzero, uno che ha paura di dire la verità, le aggressioni e le invasioni che l'Europa e oggi pure gli USA hanno inflitto a Mosca. In realtà la rivalità tra Europa occidentale, attenzione, questo libro che io comprerò di sicuro, perché il libro, ve lo dico, è troppo importante. Il libro Russofobia, 1000 anni di diffidenza, Sandro Teti editore, ripeto l'autore è Guy Metin, Sandro Teti editore, 399 pagine, costa solo 22 euro, rispetto al numero di pagine costa poco. Niente. Allora, da qui trasse origine una serie di pregiudizi, in realtà attenzione, la rivalità tra Europa occidentale e orientale affonda le radici ai tempi di Carlo Magno e dello scisma religioso del 1054, quante volte abbiamo sostenuto che dietro a certe situazioni di difficoltà, soprattutto della Chiesa ortodossa d'Oriente, c'è la rivalità della Chiesa d'Occidente, della Chiesa usuraia d'Occidente. Assolutamente. Chiesa usurpata dagli ebrei d'Occidente. Oltretutto. Gli ebrei sono sempre stati dentro la Chiesa. Esattamente. In realtà la rivalità tra Europa occidentale e orientale affonda le radici ai tempi di Carlo Magno e dello scisma religioso del 1054, da cui trasse origine una serie di pregiudizi antigreci, di cui poi furono vittime i russi dopo la caduta di Costantinopoli, perché dopo la caduta di Costantinopoli
grande impero d'Oriente, la terza Roma è stata Mosca. Ricordiamocelo, tutt'oggi i moscoviti si ritengono rappresentanti della terza Roma. Questa è la vera ragione anche per cui, anche sotto il potere dittatoriale e bolscevico staliniano, che uccideva i preti e trasformava le chiese in stalle, però la chiesa ortodossa continuava a vivere, a vegetare, sia pure in una situazione di grossa sottomissione, di grosso pericolo, però c'era sempre, perché era una presenza attiva. Nel momento in cui è caduto il bolscevismo, la rinascita della cristianità, e tant'è vero che il nostro, non solo che è stata cantata da, e io sono contento perché ci scrissi subito una serie di articoli sul giornale che facevo, che si chiamava La coscienza del cittadino, è rappresentata da Solzhenitsyn, perché Solzhenitsyn era quello che maggiormente, proprio grande, è il Dante Alighieri dell'Europa dell'Est, Solzhenitsyn, che ha interpretato nel vero senso... Solzhenitsyn, diciamo, sì, con accento diverso per farglielo capire. È stato quello che maggiormente ha interpretato non solo lo spirito della Chiesa ortodossa, ma nel suo ultimo libro, che gli editori italiani non hanno voluto pubblicare, è stato pubblicato soltanto da un piccolo editore di Napoli, che è Controcorrente, intitolato Noi e Loro. Voi capite bene, cari amici, siamo noi e loro. E chi siamo noi e chi sono loro, capito? Solzhenitsyn, proseguiamo. Quindi, dopo la caduta del bolscevismo, è rinato immediatamente la grande fede del popolo russo, che ha riaperto le chiese, ha voluto nominare santo lo zar assassinato dai bolscevichi, e tutta un'altra serie di cose. Considerato, tant'è vero, no, assassinato, nostro... macellato, sì, insieme a tutta la sua famiglia, nel bosco di... Sì. Oddio. Sì. Non è Caterinburg, no, un nome va bene, vabbè, sì, è lo stesso. Massacrato come, esatto, un animale. Certo, ricordiamoci un'altra cosa, volevo dire adesso, non me lo ricordo più, e che riguarda appunto questa situazione. Ecco, sì, ritorniamo al discorso. Dopo la caduta di Costantinopoli, che è avvenuta anche grazie al disinteresse dei veneziani, quali... No, erano tutti gli interessi dei veneziani. No, parlo un momento, c'era una colonia veneziana. I fondaci veneziani, esatto, genovesi... All'interno di Costantinopoli, certo, certo. I veneziani si sono detti estranei e i conti li hanno pagati dopo. In questi giorni abbiamo più volte ricordato il sacrificio dei difensori di Famagosta. Ricordiamocelo bene. 200 anni dopo, ma l'hanno pagato. Esatto, il sacrificio veramente terribile dei difensori di Famagosta. Abbiamo ricordato anche Astorre Baglioni, parente di quell'infame Malatesta Baglioni, che aveva tradito Ferruccio, Francesco Ferruccio, all'epoca in cui in Firenze c'era anche... Nella Terza Repubblica Fiorentina, quella del 1527 al 1530. 30. Vabbè, comunque, nella quale c'era anche Michelangelo, il quale si è salvato dall'impiccagione perché è scappato quando sono entrati gli imperiali. Gli eserciti del Papa. Erano gli eserciti del Papa. Erano imperiali. Era Clemente VII, no, era Clemente VII. Era Clemente VII, ma insieme a Carlo V. No, non era Carlo V. La presa di Firenze, V. Ai tempi in cui Michelangelo era stato incaricato di essere l'architetto militare, certo. Per cui si è salvato, come dicevo, perché era scappato, si è nascosto ed è stato qualche mese chiuso in un campanile, capito? E poi dopo è stato graziato proprio perché volevano che lui continuasse a lavorare, eccetera, eccetera. Vabbè, parlo di queste cose, ma la testa Baglioni tradì il grande Francesco Ferruccio, laddove un suo parente, anche abbastanza vicino, qualche decennio dopo, ebbe tagliata la testa dai turchi, o per meglio dire da uno che non era nato propriamente turco. Era un maramaldo, si chiamavano Maramaldi. Appunto. Era un europeo. Mustafa Ali. Un europeo bosniaco, convertito all'Islam. Bosniaco, Mustafa Ali.
è quello che fece torturare. Allora, ripeto, Astorre Baglioni ebbe la testa tagliata per essersi arreso, avesse consegnato le armi, e quindi, come al solito, chi si arrende è perduto. Poi proseguiamo. A cui trasse nel Costantinopoli, considerando le invasioni germaniche a opera dei cavalieri teutonici, quelle svedesi del 1240 e del 1712, polacche nel 1612-1919, ricordiamocelo bene, la guerra russo-polacca, che fu terribile, massacri incredibili, basati sulla cristianità. Certo, sull'ortodossia. I polacchi uccidevano cristiani romani. Come da sempre. Sì, come sì. Da sempre. E come sono a tutt'oggi. Oggi non a caso a Varsavia hanno fatto la riunione della NATO, da dove il gobbo di Brooklyn è dovuto scappare perché doveva ritornare prontamente nel suo paese, in questo suo paese mal governato. Ma l'ha sentito che a Obama gli vogliono fare un terzo mandato? No, è tutta l'operazione, non è che gli vogliono fare tutto, è che tutta l'operazione sarebbe partita dal fatto che siccome dovrebbero proclamare lo stato di emergenza, a quel punto non ci può essere un vuoto, capito, un'operazione di questo tipo. Quindi 1919, quello che l'ha fatto esattamente con Napolitano, esattamente 1919, i polacchi quando arrivavano uccidevano tutti gli ortodossi, e non parlo della guerra dei bianchi, della guerra civile, questa è un'altra cosa, è la guerra che fecero anche i corpi franchi tedeschi a difesa dei confini ne parleremo fra qualche giorno, perché dovremo parlare di cose molto importanti anche su questo argomento. Vabbè. Chi si arrende è sempre perduto. E allora ripeto, 1919 i polacchi uccidevano ortodossi e ebrei. E gli ortodossi uccidevano ebrei e cristiani cattolici occidentali. E io l'ho detto più di una volta, vidi una fotografia in cui un gruppo di contadini russi stavano assistendo all'impalamento di un capitano dell'esercito polacco. Sulla storia dei contadini russi sarebbe da divertirsi. Poi ho detto 1612-1919, francesi del 1912, inglesi del 1853, per non dimenticare quelle tedesche del 14 e del 41. Ricordiamoci che poi ci sono state le invasioni, perché anche nel 14 il primo conflitto mondiale ci fu il tentativo di morti. Il fronte est è stato uno dei più sanguinosi, non se ne parla mai, certo. non se ne dice un cazzo, ma è stato uno dei più tremendi. Esattamente, allora voglio ricordare che esiste un libro bellissimo di un medico, Hans Carossa, che è stato un grandissimo scrittore nel primo dopoguerra, e che qualcuno vuole avere delle informazioni, lui era medico militare, che faceva il medico militare al fronte est, e che appunto, come ha detto Orazio prima, fu un fronte ricchissimo di sofferenze. È misconosciuto, per il militare. Totalmente misconosciuto, sì, sono completamente storia. Dimenticato. Americane ed europee con l'estensione della NATO dopo il 1990, l'attacco georgiano dell'estate 2008, andate a chiedere chi sono i nomi dei capi di governo, e la Cecenia, e il colpo di Stato in Ucraina del 22 febbraio 2014, la lista delle aggressioni perpetrate dall'Occidente e dalla Russia è lunga. Qui termino, l'articolo è molto più lungo, ma quello che ho letto mi sembra che sia più che sufficiente. Illuminato. Secondo te, se abbiamo ancora del tempo, perché sì, abbiamo un altro articolo. Abbiamo 74 minuti, voglio. Allora, questo è veramente interessante. Dice, ma com'è che voi parlate... noi parliamo di questo e di quello per raccontare, per dire come stanno le cose. Eccolo qua. Vivi controordine, compagni, vivi di più se c'è il colesterolo nel sangue. Se hai il sangue grasso, allora attenzione, perché poi spiegheremo perché. Controordine, vivi di più se hai il sangue grasso. Un nuovo studio svedese suggerisce che i valori elevati negli ultra sessantenni non siano pericolosi. Io sono anni che lo sostengo. Sono anni che mi batto per questa cosa. Certo, non deve essere solo grasso, è chiaro. Ma è subito polemica, poi spiegherò perché. Dunque, questo studio di questi ricercatori svedesi
si basa su una meta-analisi. Intanto diciamo che cosa sono le meta-analisi. Quando attorno agli anni 80, non prima, fu fondata la medicina basata sulle prove di efficacia, queste prove di efficacia sono i gruppi di studio che si basavano appunto sulla ricerca relativa alla concretezza degli studi. Questi gruppi di ricerca che cosa facevano? Facevano delle meta-analisi. Cosa significa? Andavano a vedere, voi sapete cari amici che per ogni farmaco che c'è tutta una serie di sperimentazioni, che sono anche a volte migliaia. No, va detto che il farmaco, essendo un composto chimico, nelle cui molecole possono entrare decine o centinaia di elementi costituenti, ciascuno di questi elementi è determinante per legarsi attraverso varie metabolizzazioni chimiche al circuito dei fluidi che circolano nel liquido ed influenzano la sanità o la non detto sanità. Detto in parole povere, hai cercato di far capire, come nel caso ripetiamolo. Oggi la registrazione di un prodotto farmaceutico di un certo prestigio deve essere accompagnata da una sequenza spesso di oltre 100, 200, 300 ricerche, sperimentazioni. Queste ricerche, se sono di fase 4, che è la fase della ricerca sull'uomo, deve comportare anche la coinvolgimento e quindi la sperimentazione su migliaia, se non centinaia di migliaia di uomini, di persone umane. Questo subito dopo la sperimentazione sull'animale. Voglio ricordare ad esempio come un prodotto come l'aspirina, quella che viene chiamata cardioaspirina, e che obiettivamente è stata ampiamente dimostrata essere utile per prevenire infarti, morti improvvise, coronariche, eccetera. Questa aspirina può vantare delle sperimentazioni che superano di molti 200-300.000 persone. Allora, che cosa fanno i ricercatori della medicina basata sulle prove di efficacia? Vanno a prendere tutte le pubblicazioni che ci sono state, tutti gli studi che ci sono stati sul singolo prodotto, sul singolo farmaco, e li mettono tutti assieme e vedono i risultati. Allora uno potrebbe pensare, perché non l'hanno detto prima? Pronto? No, perché l'industria farmaceutica nelle grandi riviste scientifiche internazionali solo i lavori positivi per il farmaco, non tutti i lavori. Quindi diciamo che su 200 sperimentazioni che l'industria finanzia, diciamo che escono fuori 5 prodotti positivi, l'industria fa pubblicare quei 5 prodotti, gli altri ovviamente li mantiene per sé, ce l'ha per sé, però al gran pubblico comunque degli specialisti arriva soltanto l'informazione che il farmaco va bene, e qui dovrei entrare in certi ricerche di carattere sociologico che di cui ho parlato molte volte, che è inutile che ne parli adesso. Ora, queste ricerche si chiamano meta-analisi. Allora, gli autori di questa meta-analisi hanno preso in considerazione appunto queste ricerche che hanno ovviamente completamente spostato la questione. Leggiamo poche righe, ma queste poche righe sono veramente significative. Lo sappiamo tutti, specialmente dopo aver superato una certa età, quella in cui prestiamo attenzione alle analisi del sangue, il colesterolo è meglio averlo basso. Sconcerta un po' quindi leggere sul British Medical Journal un articolo. Quindi British Medical Journal è una di quelle riviste fondamentali molto qualificate in cui vengono pubblicati i lavori più importanti che vengono fatti in campo sanitario. Ricordiamo che queste riviste sono costituite da staff di ricercatori, i quali quando uno staff di ricercatori che ha fatto una certa ricerca presenta per la pubblicazione alla rivista
quella ricerca, questi ricercatori la prendono in considerazione e valutano se vale la pena o meno di pubblicarlo. Quindi è tutto un giro molto complesso, che però cela sempre, come la nostra santissima religione, il baco, il baco da sete che sta sempre chiuso là dentro. Ma non è valida in quel contesto. L'articolo di un ricercatore svedese, Uffe Ravskova, che tira conclusioni opposte o quasi. Nella maggior parte delle persone che hanno più di 60 anni afferma valori elevati di colesterolo cattivo. Il colesterolo cattivo sono quelli LDL, low density, il colesterolo a bassa densità, quella ad alta densità ufficialmente non è cattivo. Quella bassa densità è quello che si infiltra tra i vari tessuti che costituiscono le arterie e sarebbe quello che provocherebbe appunto delle rotture, chiamiamole così, diciamo, delle particolari pressioni e scardinamenti di questo meraviglioso tessuto che è quello arteriale. La minore mortalità. Sono correlate a una minore mortalità. In altre parole, dopo i 60 anni chi ha il colesterolo LDL più alto vive più a lungo di chi l'ha più basso. Per giungere a queste conclusioni, Ravskov e il suo gruppo di cardiologi hanno preso in esame una serie di studi precedenti per un totale di quasi 70.000 individui. Gliene avevo parlato prima. Ecco, questi studi sono sempre molto importanti, sono finanziati da questa e quella azienda che produce prodotti spesso in concorrenza tra di loro, ma metterli tutti assieme costituite quello che io ho detto prima, una meta-analisi. Ma perché il colesterolo cattivo dovrebbe addirittura fare bene? Forse suggeriscono averlo basso aumenta la suscettibilità ad altre malattie, come indicano studi su animali. Un'altra ipotesi è che protegga dai tumori. In ogni caso, aggiungono, andrebbero riviste le linee guida per il trattamento farmacologico del colesterolo nelle persone anziane. Il lavoro di Ravskov ha sollevato perplessità. Ti immagini se tutte quelle ditte che si sono arricchite sulla vendita di prodotti anticolesterolo gliela passano liscia. È uno studio osservazionale e come tale può avanzare un'ipotesi, ma per trarne conclusioni terapeutiche servono studi clinici, commenta Alberto Zanchetti. Alberto Zanchetti è stato un grande cardiologo italiano, il quale ovviamente è sempre stato molto attento alle sollecitazioni dell'industria farmaceutica. Lo dico perché lo so, Direttore scientifico dell'Istituto Auxologico Italiano. È noto che mano che si invecchia, il fattore di rischio principale di mortalità diventa l'età, il ruolo del colesterolo conta meno. Ah, ma l'esperienza ci dice che nei pazienti con problemi cardiovascolari i farmaci anticolesterolo sono utili e protettivi. Non è vero. Anzi, diciamo di più, che i più grandi scandali di questi ultimi tempi, degli ultimi 20-25 anni, sono stati i morti provocati da alcuni farmaci anticolesterolo, e qui vorrei rientrare in una storia molto brutta che riguarda il Codacons, e il suo capoccione. Mi fermo qui, se qualcuno vuole avere delle informazioni gliele do, proprio in relazione a uno scandalo avvenuto in una certa estate, quando un certo prodotto anticolesterolo risultava che nella sola sperimentazione aveva ucciso non so quante persone, prima poi di tirarlo fuori dal commercio. Era stato comunque distribuito, era stato prescritto perché la pressione commerciale e propagandistica era stata molto forte e aveva ulteriormente provocato moltissimi altri morti. Quindi oggi noi possiamo dire questo, quello che io ho sempre sostenuto da qualche trentennio a questa parte. Cos'è successo con i farmaci anticolesterolo? Da una parte è successo un fatto del tutto particolare, che c'è stata la scoperta di alcune sostanze contenute nelle piante che riducono il colesterolo dal sangue, che contrastano il colesterolo. Da qui è nata l'operazione di demonizzazione del colesterolo.
senza la possibilità di creare farmaci da queste sostanze non ci sarebbe stata la demonizzazione del colesterolo. Ma quale buona tutto fede? Qui non solo, e poi si sono susseguiti nell'ambito di questi ultimi 40 anni, anche 50 anni, tutta una serie di congressi medico-cardiologici nei quali, vedi caso, veniva stabilita coram populo che per stare bene, per mettersi al sicuro da ictus, infarti, morti improvvise e quant'altro, bisognava sistematicamente calare il tasso sia di colesterolo che della pressione alta, di cui grande uso di antipertensivi, grande successo dei farmaci antipertensivi, grande successo dei farmaci anticolesterolo. Con questo non voglio dire che le cose vadano esclusivamente in quella direzione, è evidente che un alto tasso di colesterolo è comunque dannoso, perché sottolinea, a parte certe condizioni particolari di vita per cui uno nasce ipercolesterolico, rolico di natura e come tale continua a campare fin quando non muore, ma per quanto riguarda il resto si tratta sempre di un'alimentazione non moderata, si tratta sempre di un'alimentazione prevalentemente carnea che è pericolosa per tanti altri aspetti, è inutile che io lo dica, perché l'alimentazione carne è anche responsabile della gotta, ad esempio, della ipertrigliceridemia e soprattutto dell'ipercolesterolemia. Queste sono cose che chi mangia vegetali è chiaro che non è un ipercolesterolico, quindi basterebbe fare una dieta come era quella che fino a poco tempo fa, io mi ricordo, ero ragazzo, il venerdì si mangiava tassativamente pesce perché era una norma sancita religiosamente. Ho l'impressione di aver detto quello che dovevo dire su questo argomento, continuo a ricordare che siamo qui per dire le cose come stanno e per sottolineare tutte le smentite che molto spesso passano inosservate, perché questo è un numero di Panorama. Panorama è una rivista molto letta e non so fino a che punto questo articolo sia stato letto. O qualora qualcuno l'avesse letto se le fosse ricordato. Sempre per rimanere in una analisi, chiamiamolo pure meta-analisi di quanto viene scritto, qui c'è una bella rivista della pubblicata dalla Gregoriana, che è importante, ve la faccio vedere solo il titolo, la rivista è della Università Cattolica Pontificia, dove scrivono articoli di questo genere, peccato che non li legga nessuno e soprattutto non rappresentino una modalità di azione di Santa Madre Chiesa. Questo è un articolo, economia e giustizia a servizio del bene comune. A me sembra che l'economia sia solo a servizio dei loro signori e soprattutto delle potenze economico-finanziarie del Vaticano. Detto questo, vorrei concludere con un'altra importante considerazione da un libro, sempre nell'ottica di qualcuno o di qualcosa che va a rivelare le faccende per come stanno, visto che non lo dice mai nessuno. Qui siamo in un libro scritto dal ben noto giornalista Giorgio Bocca, morto poco tempo fa, nato a Cuneo il 28 agosto 1920. Voglio leggere un piccolo capitolo perché è di un interesse estremo. Ovviamente queste cose vengono dette a distanza di secoli, ma insomma l'importante è che noi le sappiamo. Qui Garzanti, editore, questo è stato pubblicato, un libro che ha avuto un grande successo editoriale, un grande successo editoriale, ma non so se poi quelli che hanno comprato il libro lo hanno letto e lo hanno meditato. A questo punto io devo leggere una pagina e per chi ce l'avesse, magari il libro preso, comprato e messo in biblioteca, è la pagina 121. Capisco che sia piuttosto difficile, piuttosto duro per alcune generazioni di intellettuali marxisti
Nostrani e Forestieri, dover ammettere che su alcuni punti fondamentali Benito Mussolini ha visto meglio di personaggi mitici come Gramsci e Togliatti. Per non parlare dei numi del comunismo mondiale. Lenin e Stalin. Ma insomma, chi ha avuto il coraggio di dire nel 1918 che la classe operaia come classe generale era una solenne impostura? E che dovunque questa impostura sarebbe finita in una dittatura di burocrati al potere e di operai emarginati e subalterni? Dopo Mussolini è stato il dittatore fascista, l'uomo della guerra e della sconfitta, ma gli altri non sono gli uomini della bancarotta socialista nell'universo mondo? È Benito Mussolini, questo avventuriero, questo focoso scalatore politico, che nel 18 ha il coraggio di dire agli operai: voi non siete tutto come vi danno ad intendere, per lusingarvi, i cattivi maestri, ma soltanto una parte delle società moderne che sono organizzazioni enormemente complesse, appunto perché sviluppate attraverso millenni di storia. Ora, l'evoluzione del comunismo, del Partito Comunista Italiano, che si è trasformato in catto comunismo a esclusivo interesse del potere economico finanziario d'oltreoceano, la dimostra lunga. Delinquenti, mistificatori all'epoca, parlo all'inizio del Novecento, cialtroni, truffatori del popolo, rapinatori, servi del potere economico finanziario usuraio, mondialista e globalista, oggi, ma sono sempre gli stessi, sempre le stesse facce di merda, gli stessi truffatori assassini. E per poter arrivare a fare i catto comunisti a servizio di Rothschild hanno ammazzato una marea di persone, Mussolini compreso, e ricordiamocelo bene. Voi rappresentate allora sempre la frase indiretta, questa spiegazione di quel messaggio che Mussolini dava ai cosiddetti comunisti. Noi non siete tutto come vi danno ad intendere per lusingarvi i cattivi maestri, ma soltanto una parte della società moderna che sono organizzazioni enormemente complesse, appunto perché sviluppate attraverso millenni di storia. Voi rappresentate il lavoro, ma non tutto il lavoro è il vostro lavoro. È soltanto un elemento del gioco economico, soprattutto del cosiddetto operaismo, ma l'operaio non è tutti i lavoratori. I lavoratori non sono soltanto operai. L'unitarietà di visione del marxismo, che chiunque avrebbe potuto capire, i primi a capirlo sono stati Mazzini, che tra l'altro aveva già scritto opere di grande valore sociale e di riscatto sociale dei lavoratori molto prima che Marx elaborasse anche contro Mazzini quella sua teoria che dell'evoluzione della società secondo cui gli operai avrebbero preso in mano il potere, cosa che non hanno mai fatto. Oggi questi operai non ci sono più e laddove ci sono ancora sono stati o stanno per essere sostituiti dalla macchina. E questo è il risultato della previsione di Marx, che equivale a quelle di Isaia, Geremia e quant'altri IA che uno possa ricordare. Voi rappresentate il lavoro, ma non tutto il lavoro è il vostro lavoro, è soltanto un elemento del gioco economico. Ce ne sono altri dai quali non si può prescindere. Voi siete il numero, ma il numero non basta a rendervi degni di governare le nazioni e il mondo. Siamo nell'Italia del 18 per il 60% contadini, per un altro 15% proletaria. Cioè in un paese che potrebbe dare l'impressione di una divisione fronte contro fronte, i lavoratori, i padroni, gli sfruttati, gli sfruttatori. Ma il giovanotto Mussolini vede quello che i nostri comunisti scopriranno nel tempo dei colletti bianchi e del terziario, 40-50 anni dopo. Poi c'è il giudizio sulla Russia. Allora io voglio anche ricordare che questa faccenda qui del sopravanzare del terziario quindi dei colletti bianchi, cioè di quelli che hanno sostituito l'operaio vero e proprio, l'operaio della catena di montaggio, l'operaio dei film di Charlot, eccetera. E io queste cose qui le avevo già scritte ampiamente negli anni 70 nella rivestina decadale alla quale collaboravo,
che si chiamava La coscienza del cittadino, concettualmente la stessa cosa. 40-50 anni dopo, quindi questi colletti bianchi altri non erano che gli uomini, ne parleremo fra qualche giorno assieme al grande professore Antonio Sacca, erano né più né meno che gli uomini che non si erano fatti dominare dalla macchina, ma anzi gestivano la macchina. Per cui mentre una volta c'era bisogno in un reparto di 1000 operai, oggi in un reparto c'erano 10 se non 15 o 20 colletti bianchi capaci di gestire 1000, 2000, 10.000 macchine. Poi c'è il giudizio sulla Russia sovietica e qui si dirà che la scelta era obbligata, che come nemico dei socialisti e dei comunisti egli non poteva essere l'estimatore del socialismo sovietico. Si dirà anche che i suoi fratelli nemici, Gramsci, Togliatti, Nenni, sono a loro volta prigionieri della spaccatura del mondo che anche essi devono accettare l'Unione Sovietica a busta chiusa, dato che dall'altra parte ci sono i regimi fascisti. Ricordiamoci bene che fu Nenni che accettò a busta chiusa il regime sovietico semplicemente perché dall'altra parte c'erano regimi fascisti, che poi tra l'altro facevano veramente gli interessi del popolo, ma questo è un altro discorso. Perché gli altri due erano complici, Gramsci era complice pur se eterologo rispetto alla massa, tant'è vero che stette bene in carcere, perché se fosse uscito dal carcere e fosse andato in Russia avrebbe avuto la strana fine di tanti altri comunisti italiani che sono finiti tutti quanti nei gulag e dai gulag non sono mai ritornati. Ricordiamoci che dai gulag non ritornò neppure il fratello di Teresa Noce, all'epoca una bruttissima donna, moglie di Palmiro Togliatti, ricordiamoci sempre queste cose. Era una donna esemplare, fedelissima alla politica, fedelissima alla linea del partito, fedelissima al marito, il quale invece poi se la faceva con Nitteotti, aveva perfettamente ragione da questo punto di vista. Come dicevo, sta però di fatto che Mussolini dice nel 18 ciò che Antonio Gramsci comincerà ad ammettere, ma solo come un danno riparabile, nella famosa lettera alla direzione sovietica del 26 e che ripeterà ormai a amara certezza negli ultimi anni del carcere e che i signori del socialismo reale ammetteranno solo nel 1956, solo dopo il 20° congresso e con ammissioni parziali. Quello russo non è un regime socialista, è un'autocrazia rossa che ha i suoi czar, i suoi arciduchi, i suoi funzionari, i suoi poliziotti e la sua forca come quella di Nicola. Ma è una forca che ne ha uccisi molto di più di quelli che ha ucciso Nicola. E ancora, in Russia si è stabilito il governo di una frazione del Partito Socialista. In Russia i proletari lavorano come prima perché devono mantenere una burocrazia innumerevole e succhiona. Queste cose Mussolini le aveva scritte negli anni 30. In occasione dei grandi processoni staliniani e quasi antivedendo le tentazioni della borghesia italiana degli anni 70 di una nuova rivoluzione rassicurante, cioè la svolta dei borghesi italiani negli anni del compromesso rampante. Si capisce perfettamente che alcuni scrittori venuti dall'ambiente borghese abbiano simpatie per il bolscevismo. C'è in Russia uno Stato, un governo, un ordine, una burocrazia, una polizia, un militarismo delle gerarchie. Ma il socialismo non c'è, non c'è nemmeno il cominciamento del socialismo. Il leninismo è la negazione perfetta del socialismo, è il governo di una nuova casta di politicanti. Più chiaro di così non si può essere. E questi del PD di oggi, Renzi, ma anche i vari esponenti del PD prima di Renzi, a cominciare da D'Alema, sono di questa gente qui, è questa gente qui asservita al potere economico finanziario della City, di Wall Street e del Vaticano. Mussolini è stato quello che è stato, proprio come dice Del Noce, un errore della nostra cultura, ma non un errore contro la cultura. Come risulta essere in maniera tragica, immensa, forse ormai irreparabile, il socialismo reale.
questa scuola della menzogna perenne, questa perenne rinuncia dell'uomo al sentimento e al dovere della responsabilità individuale, cioè alla sostanza della cultura occidentale. Mussolini era un liberticida, ma gli uomini del Comintern e dei partiti comunisti no. Sappiamo il controcanto, il socialismo reale non è solo i lager e l'autocrazia del potere. La storia può compiere delle anse lunghissime, ti immagini. Nella Italia di Mussolini c'era comunque un atteggiamento di obbedienza nei confronti della Costituzione, che era la Costituzione albertina, Mussolini, mai che si credeva dittatore, ma non lo era. Non si è mai discostato dai dettami della Costituzione albertina, laddove oggi noi lo andiamo denunciando tutti i giorni, con denunce vere, fatte alla Procura della Repubblica, che nessuno ci può smentire. E chi comanda, chi sta al governo, chi comanda non sono loro, chiaro che personaggi come Monti, che potrebbe un cretino totale, Renzi è soltanto un pagliaccio, Letta non si sa chi sia. Questa gente qui, siccome non capisce, non sa, impunemente calpesta la Costituzione, non l'ha mai letta. Qualora leggesse non la saprebbe interpretare, non la sa capire. Sono stati messi lì come burattini, loro all'epoca, domani verranno messi come burattini gli uomini selezionati dalla Casaleggio e soci, sempre con un intento esclusivamente di carattere marchettistico, di marchette a buon prezzo. La storia può compiere delle ansie lunghissime, può sembrare che si allontani verso sette steppe deserte impraticabili, ma poi ritorna e un giorno il fiume maestoso del socialismo reale percorrerà di nuovo le pianure fertili della democrazia e della libertà. In realtà il socialismo reale è stato quello del sovietismo. Abbiate fiducia nel Dio della storia e non giudicate male anzitempo. D'accordo, i millenni a venire sono lì, a disposizione delle verifiche impossibili, per chi vive oggi e in un breve futuro. Ma se stiamo a ciò che rientra nei nostri controlli possibili, nelle nostre reali capacità di comparare, perché non dire che il giudizio di Mussolini sul socialismo reale è molto più vicino alla realtà che quello dato per decenni dalla sinistra italiana di stampo marxista? Abbiamo dovuto aspettare il 1980 e la pubblicazione dei diari di Pietro Nenni, ti immagini che maestro, per capire a che punto di mediocrità politica e di debolezza umana fosse arrivato il leader del socialismo umano italiano nei confronti di Stalin, uno dei più turpi, dei più sanguinari, dei più paranoici dittatori della storia umana. E da recenti testimonianze sappiamo che nei giorni dei funerali del dittatore, mentre i dirigenti sovietici amministravano il loro cinismo e ringraziavano il cielo di essere scampati allo sterminio, questo buon uomo del nostro socialismo andava ancora attorno fra i compagni mormorando: e adesso cosa faremo senza di lui, Nenni? Poveraccio, guarda, è una cosa penosa, mi dispiace dover asserire che questo Nenni era un romagnolo e questo Nenni, che era nato repubblicano, fu portato al Partito Socialista da Mussolini quando erano tutti e due in carcere a Forlì. Le giustificazioni dei partiti e delle ideologie sono immancabili. Gli intellettuali organici del nostro Partito Comunista e chi li scimmiottava in quello socialista dovevano mentire a fin di bene. Ma non sarebbe stato più interessante rispondere fin da principio alla domanda, magari un po' grossolana, ma chiara, posta da Mussolini: o la dottrina marxista è giusta e allora la rivoluzione doveva avvenire negli stati capitalistici più avanzati, oppure è giusto il socialismo sovietico e allora il marxismo, con le sue proposizioni, le sue previsioni, i suoi dogmi, può essere messo in soffitta. Lo Stato sovietico, che Mussolini giudicava al suo nascere e poi negli anni fra le due guerre mondiali, è diventato la seconda potenza militare del mondo e non è escluso che estenda nel prossimo avvenire il suo dominio. Ma una cosa è certa, e oggi anche Charles Bettelheim, questo lento a capire socialista specialista del mondo sovietico, sembra essersene accorto. L'URSS non ha niente a che vedere con la montagna delle illusioni, delle speranze, delle menzogne, della propaganda di generazioni di comunisti. La concezione socialfascista delle masse, nella definizione mussoliniana, è condannabile da un punto di vista democratico.
ma almeno ha il pregio della sincerità. Le masse sono uno strumento, contano, pesano, ma vanno dominate, guidate, come è sempre avvenuto e sempre avverrà. È meglio il dominio di Mussolini di quello del prete, ricordiamocelo bene, perché il dominio del prete è sempre stato basato sui roghi dei dissenzienti, e quello comunista è stato basato sui lugar, sui lager e sui colpi alla nuca. È quello che è accaduto e accade nel socialismo reale, ma con l'accompagnamento di una ipocrisia ormai disgustosa, con la predica quotidiana del preteso autogoverno delle masse. Credo che questo discorso di uno che è passato per un grande intellettuale socialista ed è morto solo recentemente, beh, queste dichiarazioni per me sono veramente importantissime. E arrivo alla conclusione con un articolo importantissimo che va assolutamente letto, che vi leggo adesso perché l'ho ricavato da internet. L'articolo è seguente: per una teoria politica della mente. Mi è venuto in mente, dunque l'articolo è di Gianluca Freda. Mi è venuto in mente il test delle false credenze quando ho visto commentare in diversi forum su internet i risultati dei referendum sul Brexit. È sconfortante la povertà di linguaggio che porta molti autori e commentatori a valutare le strategie geopolitiche poste in atto con tale operazione come se si trattasse di questioni appartenenti alla propria vita quotidiana, come se i gruppi dominanti statunitensi che tengono in pugno l'Europa e i gruppi di inquilini di un condominio pensassero allo stesso modo, vedessero il mondo nello stesso modo, distinguendolo nelle stesse categorie e subcategorie. Ci si rifiuta di riconoscere a questi gruppi dominanti una complessità di pensiero e una modalità di pianificazione che probabilmente noi uomini comuni non abbiamo ancora neppure il linguaggio adeguato per descrivere. Per fare un banale esempio, il termine false flag, il termine false flag è entrato nel mio personale vocabolario non più di una quindicina di anni fa. Prima di allora non aveva un termine per definire l'atto con cui un gruppo di potere organizza un evento politicamente dirompente, un eccidio, un assalto, una rivoluzione, attribuendone ad altri la responsabilità allo scopo di perseguire finalità di dominio. Esisteva, è vero, il termine strage di Stato, che però i mezzi di comunicazione amavano ammantare di nebulosità semantica, senza mai fornire una definizione cristallina, e che comunque si riferiva ad un atto occasionale limitato all'ambito stragista e insospettabile, ad esempio, in un contesto insurrezionale difficilmente richiamato in eventi a carattere internazionale, tendenzialmente connotato da interessi partitici compiuto da settori deviati. Niente che potesse ricondurre ad una strategia internazionale consolidata da oltre un secolo dagli stessi gruppi che in molti casi tengono oggi le redini della politica globale. Non possedendo il termine false flag, non ero neppure in grado di pensare la modalità operativa standardizzata che esso definisce. Così come è probabile che oggi, per carenza di linguaggio adeguato, io non sia in grado di pensare molte modalità operative standard dei gruppi dominanti che vediamo porre in opera attraverso ciò che a noi sembra il consueto dispositivo della democrazia. E se non ne sono in grado, io figuriamoci se l'80% degli esseri italici, il cui vocabolario consta di poche centinaia di lemmi. A proposito della Gran Bretagna, ho sentito dire
cose scioccherelle, ad esempio che si sarebbe essa a tenere sotto controllo gli USA. Questo è un discorso ambiguo, ambivalente, che noi abbiamo già fatto e non si capisce bene esattamente chi è chi, chi controlla chi. Anziché viceversa, poiché la sua ricchezza, la sua finanza e la sua qualità della vita sono mediamente superiori a quelle USA. Sorvolando su chi controlla chi, a me sembra, in me, anche troppo lampante. Il punto è che la logica di un tale ragionamento è degna appunto di un bambino in età precognitiva. Siamo noi persone comuni ad essere ossessionate dalla ricchezza, dalla finanza e dalla qualità della vita. Attribuire le stesse ossessioni a personaggi che operano ad un livello sideralmente differente significa non possedere la capacità di pensare come pensano gli altri, di distinguere le nostre dinamiche di pensiero da quelle di soggetti esterni. Allo stesso modo è davvero sconfortante vedere gente che esulta perché il popolo, quel referendum, ha fatto valere la propria decisione. Questo credo sia il punto fondamentale, ma è difficilissimo farlo entrare nella zucca della gente, proprio perché il linguaggio che la maggioranza delle persone è abituata a parlare è dicotomico, cioè prevede la possibilità di scegliere soltanto tra due opzioni predefinite. Quindi il messaggio, il linguaggio dicotomico non è soltanto quello della macchina, ma anche delle persone che ragionano come macchine, anzi spesso ragionano molto meno delle macchine, escludendo qualunque pensiero che, comprendendo l'inutilità di entrambe, si muova alla ricerca di una terza o quarta via. O sei di destra o sei di sinistra, o sei pro immigrazione o sei razzista, o sei per il Remain o sei per il Leave. Pochissimi desiderano capire come funziona realmente il pensiero di chi può pianificare la struttura da imprimere al mondo. La maggior parte delle persone desidera soltanto avere una squadra per cui tifare e per cui suonare il clacson all'impazzata in caso di vittoria. Ero così anch'io fino a 15 di anni fa e so cosa si prova, quali pulsioni ti costringono in questa prigione binaria del pensiero. Proverò perciò a scrivere qualche concetto in grassetto, sottolineato, così magari chissà a qualcuno inizi a squillare un campanello nella cervice. Allora il popolo non decide e non conta nulla. Se mai inizierà o tornerà a contare qualcosa, non sarà certamente grazie a strumenti democratici come il referendum e le elezioni, che esistono al solo scopo di mantenerlo nell'assoluta impotenza. La democrazia non è la soluzione, è il problema. È un insieme di vincoli a carattere normativo e rituale imposti alla moltitudine attraverso la legislazione e la propaganda, che hanno una duplice funzione. La prima è meno importante, è quella di tenere sotto controllo le masse, conferendo loro un potere che esse credono sovrano, ma che in realtà è puramente liturgico, esatta negazione di qualsiasi potere effettivo sulle dinamiche politiche interne o, a maggior ragione, internazionali. La seconda e più importante è quella di fungere da strumento di composizione dei conflitti tra gruppi di potere, diverso dalla guerra aperta attraverso gli strumenti della cosiddetta democrazia. I gruppi di potere hanno nelle mani un mezzo assai versatile per spingere le masse contro i gruppi avversi, per ricattarli, minacciarli, avvertirli oppure, in casi non rari, per prevenire alla stipulazione di una tregua. La democrazia è la struttura attraverso la quale la gente comune diviene l'arma che ciascuna elite punta contro le elite avversarie. La democrazia istituzionalizza e formalizza, rendendolo permanente, il ruolo di carne da cannone, già rivestito con successo dalla marmaglia in innumerevoli guerre e rivoluzioni. Nessuna moltitudine sana di mente va incontro di sua spontanea volontà alle sbarre di una democrazia. Per imporla è infatti necessario un inganno, un atto di forza o più spesso una vera e propria guerra, con stragi, devastazioni, bombardamenti indiscriminati sulla popolazione. Se si capisce questo concetto, si riesce forse a inquadrare in una prospettiva di maggior realismo la vicenda del referendum britannico. E con questo, cari amici, chiudiamo.
e ci dedichiamo ad altre operazioni che sono anche quelle di carattere alimentare. Se pensiamo di aver detto molto, di aver sottolineato tante cose, abbiamo visto tante persone che la pensano come noi, la illustrano come noi, lo sappiano anche i nostri amici ascoltatori, non siamo soli e siamo sempre molto ben accompagnati. Diciamo, tutte le funzioni essenziali devono essere come i trasporti, la telefonia, le telecomunicazioni, l'energia, l'istruzione, la giustizia, la sanità pubblica devono essere pubbliche e solo pubbliche, perché i medici privati non devono operare, il medico lo fai per interesse sociale o non lo fai. Poi mica fai il giudice privato, chi fa il giudice privato? Il giudice deve essere solo ed esclusivamente pubblico, capito? Mentre invece in America, ad esempio, è privato, vengono pagati dalla contea.